Now more than ever, people are focused on getting and staying healthy. Much more than primary care, PartnerMD provides affordable, individualized concierge care to help you make the most of your health without all the hassles of traditional healthcare. With highly trained physicians, medically advanced testing, and virtually no waiting, PartnerMD is better healthcare for an even better you. Visit PartnerMD.com to learn more. Here at Total Wine & More, you'll find what you love and love what you find, especially our totally low prices. That rosé you recommended was a hit. What should we try for more fun in the sun this weekend? Your friends will love this refreshing sparkling wine. Perfect. Wow, that price is refreshing too. Find what you love, love what you find. Only at Total Wine & More. With the lowest prices in the DMV. Drink responsibly, B21. Oggi prepariamo il burro chiarificato. Nella cucina indiana gran parte delle ricette più saporite vengono realizzate friggendo gli alimenti nel burro chiarificato. La tecnica di chiarificazione del burro serve principalmente per renderlo conservabile a lungo anche a temperatura ambiente. Il burro chiarificato è considerato uno degli alimenti più ricchi e salutari nella tradizione indiana e viene usato abbondantemente anche nei rituali religiosi. Se preferite evitare i grassi animali, potete usare al posto del burro chiarificato dell'olio di girasole, il più neutro e stabile tra tutti gli oli vegetali. Ricordate però che mentre il burro chiarificato può essere usato diverse volte per friggere, poiché ha una composizione chimica stabile che non si altera facilmente con il calore, gli oli vegetali sono delicati e si alterano appena vengono scaldati, per cui vanno eliminati dopo ogni frittura. L'olio d'oliva, così usato nella cucina italiana, ha un sapore troppo forte per la maggior parte delle ricette indiane, già ricche del profumo e del gusto delle spezie, e una densità eccessiva per essere usato in cottura. Tenetelo dunque per le insalate e per condire a crudo zuppe, minestre, pasta, riso e altre ricette dal tradizionale gusto mediterraneo. Occorrente 2 o 3 kg di burro fresco. Mettete a sciogliere tutto il burro insieme in una pentola piuttosto alta e stretta. È meglio preparare una maggiore quantità di burro chiarificato in una volta sola, magari ogni 6 mesi, perché si conserva indefinitivamente a temperatura ambiente e può essere riutilizzato diverse volte per friggere, dato che ha una composizione chimica stabile. Inoltre, maggiore è la quantità di burro che si fa sciogliere, più è graduale la transizione della temperatura e quindi minore rischio di bruciarlo durante la prima fase di preparazione. Vale dunque la pena di metterlo in preparazione magari durante il fine settimana, quando si hanno un paio d'ore a disposizione. Non c'è bisogno di mescolare o sorvegliare continuamente, basta far sciogliere il burro, poi schiumare una prima volta, abbassare la fiamma e continuare a schiumare una volta ogni quarto d'ora circa. La schiuma può essere conservata per qualche giorno in frigorifero e usata al posto del burro nell'impasto di torte e dolci o anche per cuocere risotti o verdure. Gradualmente il burro diventerà limpido e trasparente, di un bel colore giallo dorato, e quando la limpidezza è quella dell'olio è pronto. Toglietelo dal fuoco e versatelo direttamente nella pentola per friggere, filtrandolo per eliminare anche i residui che possono essersi depositati sul fondo. Potete lasciarlo sempre nella sua pentola per friggere, avendo cura di chiuderla con un coperchio per proteggerlo dalla polvere. Per friggere evitate di scaldare troppo il burro chiarificato senza nessun alimento che vi cuocia dentro. Quando i cibi sono quasi pronti, spegnete il fuoco prima di estrarli, in modo che la temperatura si abbassi leggermente. Non friggete troppi cibi alla volta, altrimenti la temperatura si abbassa di colpo e la frittura assorbe troppo grasso. Viceversa, se la temperatura si alza troppo, gli alimenti potrebbero cuocere troppo velocemente all'esterno e non abbastanza all'interno. Non friggete mai ad immersione alimenti infarinati, perché la farina cadrebbe sul fondo della pentola e continuerebbe a cuocere a ogni cottura successiva fino a bruciare il burro, che prenderebbe un gusto amaro e un colore marroncino o nero.
For confidence in your financial plan, look for a CFP professional. When your financial advisor earns the CFP certification, it means he or she is trained to provide ethical financial planning across a holistic range of topics, from retirement and investing to taxes and estate planning, all in your best interest. So, with a CFP professional, you'll feel confident in your financial plan today and tomorrow. Three letters do make a difference. Visit letsmakeaplan.org to find your CFP professional.